Radio Flumeri. Informazione, cultura, spettacolo. Decisamente si è visto, direi. Si sono aumentati molto. Sta settimana è stata decisamente la settimana più pesante. Fino a stamane ho fatto dei lavori di forza e quindi i carichi sono aumentati. Da domani, da lunedì inizieranno la fase non di velocità, comunque riduciamo i carichi di lavoro in maniera sensibile perché abbiamo due partite con gli spagnoli e poi a Lanciano dove sì. Bisogna togliere un po' di fatica, dare un minimo di velocità alla squadra. Sì, ha detto a centrocampo perché l'attacco tutto sommato anche nella partita precedente quando muovono la palla come devono creano sempre situazioni di gioco, di sviluppo decisamente positive. In mezzo al campo c'è stata qualche miglioramento, una circolazione di palla nel primo tempo, perché poi nel secondo tempo ne parliamo dopo. E una migliore circolazione di palla, ancora lontani da quello che deve essere uno standard di squadra, però un miglioramento c'è stato. Insomma, non dimentichiamoci, siamo a 10 giorni di lavoro attivo fondamentalmente, quindi questo. La difesa, che è il reparto nuovo maggiormente, ancora non ha test importanti, lo vediamo. Qualche sbavatura di troppo l'ho vista, ma sono solo situazioni da poter lavorare e incrementare il lavoro anche lì, che è il lavoro dove personalmente maggiormente mi sto concentrando. Un po' di giocatori fuori ruolo, tanti ragazzi anche, e chi ha giocato un po' di più erano già imballati prima un po' di stanchezza. Però è proprio lì che io vorrei vedere i miglioramenti, perché quando si è stanchi bisogna usare il cervello maggiormente, bisogna tenere il campo bene e non sprecare energie per nulla. E invece chiaramente tutti volevano strafare, gli attaccanti giocare quasi da soli e sviluppi sicuramente molto molto meno. No, il primo tempo c'è stata una buona fluidità, il secondo tempo nulla e quindi molto poco. Secondo tempo decisamente da rivedere, così, per quanto può valere queste indicazioni. Invece al primo tempo in fase di possesso tutto sommato dobbiamo crescere molto, il lavoro degli esterni bassi e andare ai cross deve essere fatto ancora in maniera decisamente più importante. Va bene quando troviamo l'asse verticale, i due attaccanti e il trequartista, allora si riesce a sviluppare qualcosa di positivo. Mi fa piacere quest'ultima domanda. Anche perché è particolarmente rinnovata, mi hanno detto, sono venuti a trovarmi i responsabili, gli allenatori, il direttore sportivo, a trovarmi in albergo l'altra sera e mi hanno un po' detto la loro situazione. Quindi ho visto qualche ragazzo interessante, perché vista anche l'età giovane, vogliosi, e quindi hanno fatto un buon test per noi, perché hanno corso molto ed è stato un sì, decisamente sì. E quindi positivo. Avrei visto questi ragazzi, mi auguro di fare un buon lavoro. E la prima domanda è la difesa, sicuramente in testa adesso arrivano quelli veri anche per la linea difensiva. Linea difensiva non solo il reparto dei quattro, la linea difensiva lavora tutta una squadra, in particolar modo i tre centrocampisti e lì piano piano, al di là della difficoltà dell'avversario, troviamo le spagnole, Serie A spagnola, ma voglio vedere i movimenti fatti bene, e non voglio ansia, non voglio paure, non voglio tensioni, devono essere solo concentrati a fare bene le cose che devono fare. Speriamo che Rea non abbia nulla di importante, intendo dire che non pregiudichi il lavoro immediato da lunedì, per averlo a disposizione anche lui per nelle due partite che in pochi giorni, da mercoledì a domenica, andremo a affrontare partite impegnative chiaramente. Anche perché avete visto che anche nel secondo tempo, un po' per dare minutaggio, un po' per necessità, in mezzo al campo non ci sono i ricambi, perché Zito non è disponibile, perché D'Angelo è disponibile, perché Ceratogni si è fatto male e di conseguenza abbiamo solo tre giocatori. Metto Pagliarulo, che è un difensore, a fare il centrocampista per provare. Quindi daranno anche questo minutaggio ulteriore sulle gambe a loro e anche qualcosa di affaticamento in più, però perché siamo sempre in una fase di precampionato e di lavoro fisico a un peso notevole. Speriamo di mettere la benzina giusta per il futuro. No, il dialogo è continuo. Ci sono
3-4 giocatori adesso sono monitorati un po' più di altri, di una rosa che si va sempre alla ricerca di vedere delle situazioni, delle opportunità, magari anche da squadre di Serie A dove qualcuno magari non trova posto, quindi non bisogna aver fretta, bisogna cercare di prendere bene quel giocatore lì, però io mi auguro di trovarmi anche presto gli altri, perché mancano, quando troviamo la Coppa Italia, Zito, D'Angelo mancano, quindi vengono a mancare 6 numericamente quei centrocampisti contati. Quindi spero nel recupero immediato loro, e per quanto riguarda l'ultimo dobbiamo cercare di non aver fretta, però se troviamo quello giusto, se arriva domani è meglio. No, mi sembra che avere stia ritagliando uno spazio importante. Però Giarretta ha confermato che è corteggiato da tutta la Serie B, quindi anche dall'Avellino. Penso siamo stati i primi. Mi sembra chiacchierato col presidente Taccone lì in mezzo al campo di ieri. Presidente presente dopo 10 giorni al ritiro, ma fa piacere. Di trovarmi. No, è venuto. Beh, abbiamo la costanza anche del direttore generale, di suo figlio, era qui ieri, era qui stamane, c'è sempre la presenza di qualcuno della società o il direttore sportivo di Vito. Sono molto molto presenti. Chiaramente fa piacere quando viene il presidente, viene un momento a vedere, è stato pochi minuti, ma i ragazzi sono contenti di vedere la proprietà vicina in tutto questo. Visconti ha spinto fin troppo, con poca scelta di tempo e poca lucidità, perché era molto pesante, è andato in difficoltà. E invece il Cecco ha bisogno di trovare tempi di gioco rispetto a noi. L'idea che oggi aveva un avversario che era fisso, fermo lì sulla linea, quindi aveva forse dei timori di uscire. No, l'ho detto io che appunto in via, sulle verticalizzazioni in via centrale mi ha fatto bene, un po' meno sugli esterni dove devono lavorare molto le catene, trovare dei tempi giusti di gioco. Fase difensiva, No, Insigne deve far bene da trequartista, per me è un centrocampista aggiunto, quindi deve fare il centrocampista aggiunto. Ha le possibilità per farlo, perché a Reggio ha giocato anche da interno di un centrocampo a tre, quindi chiaramente con caratteristiche offensive. Però deve lavorare bene, perché lì nel mezzo, proprio per dare l'equilibrio di squadra, che quella mia scelta che faccio di giocare a rombo, è perché i due vertici, uno di protezione e uno in fase di giocata, di inizio azione, di finalizzazione, ma anche in fase difensiva, mezzo al campo secondo me è un fattore determinante, è trovare quell'equilibrio che ti permette alla squadra proprio un baricentro. Soffriamo un po' di più sugli esterni, sulle uscite, però teoricamente in mezzo invece dovresti avere una forza importante anche in fase difensiva. No, quelli che hanno più spazio. Guardi, le assicuro che mercoledì giocherà un'altra coppia centrale, indipendentemente se Rea sta bene. Le sto ruotando, la settimana scorsa era una coppia dei centrali, questa settimana è toccato Ligi e Rea, e la prossima settimana, adesso mercoledì contro gli Spagnoli, non so bene, vediamo le condizioni Rea, ma sarà magari Rea e Chiosa, che non hanno mai giocato assieme. Quindi le sto provando un po' tutte. Ma al di là di questo, sicuramente Ligi e Rea sono i giocatori più esperti in questa squadra della linea difensiva. Gli altri sono due ragazzi giovani, due ragazzi che hanno già però delle esperienze importanti. Marco qui con l'Avellino e col Grosseto di Lega Pro ne ha 3-4, mi sembra, campionati alle spalle, e anche Miraschi. Quindi sono giocatori che ti danno certe sicurezze. Chiaramente in campionato di Serie B è molto molto difficile, c'è bisogno di tutti. Poi adesso vedremo. Piano, è arrivato Nica da 2 giorni, vediamo anche lui, li vediamo, questa parte serve per conoscersi tutti, io conoscere bene loro, vedere se messi assieme dove la coppia che può rendere meglio, nella normalità. Poi l'avete provato anche ad Avellino, la necessità di tante cose, devi farti trovare pronto con varie soluzioni. Sì, io spero prima, sinceramente, è chiaro prima, perché quando arriva un giocatore non è che dopo una settimana o 3 giorni e sta fermo da 2 mesi sia pronto, no. E Zito è abbastanza bene, fa tutta la parte tattica con noi, anche qualcosa col pallone, quindi lunedì, se non ricordo male, va a fare la visita medica a Roma e ci dovrebbe essere, siamo vicini all'ok. Anche Angelo fa un'altra settimana di fisioterapia esterna e quando torna dovrebbe perlomeno di rientrare in gruppo anche lui. Quindi diciamo che nel giro di 10 giorni dovremmo averli tutti e due, e sono abbastanza ansioso, ma proprio per dare cambio e vedere tutti i giocatori all'opera, perché la condizione atletica per avere un campionato bisogna trovarla, e fortunatamente il campionato è slittato, quindi sotto questo aspetto ci abbiamo guadagnato molto.